Il castello di Monbaroccio corse seriamente il rischio di essere raso al suolo per mano di Francesco I della Rovere, signore di Urbino, per essersi a lui ribellato nel 1517. La gente chiese ed ottenne la protezione del Beato Sante e Monbaroccio fu risparmiata dalla distruzione. Da allora, ogni anno, autorità civili, militari, religiose, assieme al popolo, salgono in pellegrinaggio da Monbaroccio fino al santuario del Beato Sante per prestare fede all'antico voto. Presente alla cerimonia di quest'anno anche il ministro provinciale dei frati minori, padre Ferdinando Campana. Alle 7.30 i pellegrini sono stati accolti sul sagrato della chiesa dal guardiano del convento e alle ore 9 l'arcivescovo di Pesaro, Piero Coccia, ha celebrato la Santissima Messa e ha benedetto solennemente Monbaroccio, le sue istituzioni e i suoi abitanti. Questa esperienza che stiamo vivendo è un'esperienza che coinvolge tutta la realtà del nostro territorio, una realtà tra l'altro dove fanno convergenza le tre diocesi di Fano, di Pesaro e di Urbino, ed è una realtà la quale chiaramente ci aiuta a vivere la fede, ma la fede non è una teoria, la fede è un'esperienza. È una tradizione tramandata da generazioni e generazioni e proprio qui oggi la dice lunga, perché abbiamo bambini di 2 anni, di 1 anno, arrivare fino a persone di 80 e di 90 anni. E proprio le Pro Loco in tutta Italia proprio cercano di mantenere le tradizioni, di rievocare le tradizioni di un tempo, ed ecco per questo l'importanza delle Pro Loco. Non dico solo della Pro Loco di Monbaroccio, perché ho una visione più ampia di tutte le Pro Loco della provincia di Pesaro Urbino, della regione Marche e d'Italia, affiliati all'UMPI, Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane. Quindi questo è un evento che ci caratterizza, perché credo che è l'evento storico più importante che c'è nella nostra provincia.